Il lato viola del ring e Lariatto presentano Un Lariatto al giorno. Benvenuti tutti a un nuovo appuntamento con Un Lariatto al giorno. Io sono Stefano, una delle voci di Lariatto, e sono qua anche oggi per stuzzicare la vostra voglia di puro reso. Io lo so che quello che stiamo facendo vi sta facendo venire voglia sempre di più di approfondire e conoscere a fondo quelle che sono le realtà e le dinamiche del wrestling giapponese. Lo facciamo ogni giorno, ogni mattina alle 8 su YouTube e su Spotify. Lo sapete ormai molto bene, è una formula che ripeto molto molto spesso, e quindi anche voi avete capito che ci potete trovare dal lunedì al venerdì a raccontarvi queste piccole pillole. Ma sapete anche che potete venirci a trovare sul nostro canale Twitch, in realtà il canale Twitch del lato viola del ring, dove il martedì alle 18 andiamo a parlare di quelle che sono le cose nell'attualità del mondo del puro reso. Oggi però dobbiamo fare un salto nel passato, un passato non troppo profondo, però andiamo nell'anno 2006, in realtà proprio a cavallo tra il 2006 e il 2007, quando la New Japan Pro Wrestling decide di aprire Wrestleland. Che cos'era? Era una sorta di nuovo brand collegato fortissimamente alla New Japan, che voleva vedere alcuni dei suoi lottatori ingaggiare dei match e avere delle faide contro lottatori, diciamo, di altre promotion, soprattutto di quelli indipendenti. Lo sappiamo molto bene, la New Japan è sostanzialmente una sorta di mainstream in Giappone, e quindi anche a quel livello di mainstream ci sono tante persone che non accettano granché di vedere questo tipo di prodotto e vanno alla ricerca di qualcosa di un pochino più particolare. L'idea della New Japan era quindi di portare alla propria corte, all'interno di Wrestleland, qualcuno che fosse, diciamo, del giro delle indipendenti giapponesi, per fare in modo che alcuni che magari si avvicinavano per vedere e seguire i loro idoli delle indie si trovassero davanti dei lottatori importanti, dei lottatori che potessero in realtà rappresentare la New Japan, e quindi far venire voglia a questi spettatori di andare a vedere anche gli spettacoli più blasonati. Ecco che quindi si decide per due nomi che avrebbero dovuto trainare le masse verso la New Japan, e questi due nomi erano Hiroshi Tanahashi e Tiger Mask IV, i quali entrambi all'interno dell'ottica della New Japan avrebbero dovuto, diciamo così, interagire con gli altri lottatori e fare in modo, insomma, di essere il punto di congiunzione tra Wrestleland e la New Japan, quella vera e propria. Purtroppo però questi due personaggi non riescono ad attecchire immediatamente, vengono presto sostituiti da Milano Collection AT e Manabu Nakanishi, i quali, insomma, prendono il ruolo di ponte tra quella che era la New Japan e queste indie, ma anche loro non riescono granché, e quindi l'idea di Wrestleland va un pochino a spegnersi dopo un anno circa dalla propria formazione. Ovviamente non sarà l'unico tentativo che farà la New Japan per andare a pescare nuovo pubblico, pubblico diverso, e quindi sicuramente saremo ancora qui nei prossimi giorni a raccontarvi qualcosa a riguardo e portare un po' di luce su quelli che sono stati alcuni dei progetti correlati al mondo principale della New Japan Pro Wrestling. Grazie davvero di cuore per aver seguito, ci risentiamo uno di questi giorni, perché tanto noi dal lunedì al venerdì alle 8 del mattino tra YouTube e Spotify sappiamo assolutamente come tenervi compagnia, come darvi un buongiorno, magari offrirvi un piccolo caffè e alla fine anche un lariatto. Eccoci qua quindi, ci risentiamo alla prossima, come sempre. Grazie mille, ciao!